Giocavo nel mio mondo di Minecraft quando dei fulmini hanno colpito questa casa. Io mi avvicino per capire cosa fosse successo. Giro intorno alla casa, ma non trovo alcuna porta. Strano, penso. Così decido di craftare un'ascia per spaccare il legno. Entro nella casa e vengo teletrasportato in un villaggio. Ma dove cavolo sono? Perché l'acqua è tipo rossa? Mi sbaglio oppure è rossa? No, non mi sbaglio, è rossa. Io ero tutto sconvolto, ovviamente. Decido di esplorare il villaggio e ovviamente faccio anche il Dunis. Vedo una strana costruzione e, girandomi, vedo uno strano personaggio di Minecraft. Ma Steve, sei tu? Che cosa ti è successo agli occhi? Perché cavolo... mi hai dato un libro? Ok. Questo villaggio è maledetto, vai via. Ah, parla con me? Sì, chiaramente parla con me. E io ovviamente non andrò via, devo investigare. Decido di proseguire la ricerca e trovo effettivamente qualcosa. Ci sono delle macchie di sangue effettivamente. Aha! Dove sono? Non si vede niente. Tunnel lunghi e bui. Classico, pensavo. Le manifestazioni di Minecraft sono sempre così ultimamente. E sono le più inquietanti. Dentro quei tunnel si sente un'energia negativa, come qualcosa o qualcuno che ti sta sempre dietro ad osservarti e, appena molli la guardia, farti fuori. Ma magari è solo una mia impressione. Giro molto per questi tunnel. Quando davanti a me vedo una stanza scura, sembra l'unica diversa e quindi decido di entrarci. Ma ovviamente resto chiuso dentro. Quando mai, vero? È solo una stanza nera. Ma cosa vuol dire tutto ciò? Perché dovrebbe essere... Caspita, questa stanza nera... No, aspetta, ma l'uscita era qua dietro? Certo, ovviamente ora non posso più uscire. Aiuto? Ma io effettivamente avevo quel potere di esplosione. Chi è quello? Ma questo è il Mothman! È l'uomo falena, ma che cosa ci fa qui? No, me ne devo scappare immediatamente. Eh sì, il tuo potere per ora ti ha permesso di sconfiggere il Mothman. Ma qualcosa mi dice che non era il vero. Non te ne sei accorto, Dunis? Era solo un fantoccio, un manichino. Il vero è ancora nel mondo. Io ora ho una super velocità, assurdo.